Nello spazio più profondo chi ci aspetta non si sa, ma qualcheduno so che ci sarà. Viaggio ai confini dell'universo, fra galassie che non conosco, per scoprire il futuro e il mondo che verrà. Viaggio ai confini dell'universo, fra pianeti che non conosco, per capire il passato, quello che è stato tanto tempo fa. Navigando nel firmamento, tra le pagine del tempo, viaggeremo pianeta ostile. Ehi, andate più adagio o perderò i pezzi. Alt! Ecco, ci fermiamo qui. Questo posto è sicuro. Aspetteremo che faccia buio. Più avanti è tutta pianura. Con la luce del sole saremo dei facili bersagli. Scusate, gente, non credete che sia il momento di accudire al sottoscritto? Avrei bisogno di qualche riparazione. Ecco, tra poco sarai come nuovo. Bene, sono come nuovo, grazie. Da come me l'ha descritto tuo fratello, questo è un pianeta pericoloso abitato da creature terrificanti. Ciò che ti ho raccontato è vero. E presto ne avrai la conferma. E nonostante questo ti sei offerta di accompagnarmi. Sì, e non me ne pento. Non capisco, chi te lo fa fare di rischiare la vita? Ora ti spiego, è giusto che ti metta al corrente. Anni fa gli abitanti del castello eliminarono la nostra famiglia. Soltanto Gillo e io riuscimmo a sfuggire al massacro. Ebbene, se esiste presto, la possibilità... Nascondiamoci! Oh no! Oh! Ecco, lo sapevo. I Cubis si sono resi conto che quattro armi sono molto meglio di una. Ci stanno cercando per portarci via tutte le armi. Le possibilità sono due. O tendiamo un'imboscata e togliamo di mezzo i Cubis, recuperando anche il nostro fucile, oppure cambiamo strada e puntiamo in quella direzione. Buona idea, cambiamo strada. Sbrighiamoci prima che sia troppo tardi. Certo che questo pianeta è davvero inospitale. Nasconde un'insidia dietro l'altra. Questa nebbia però ci aiuta. È così fitta che non possono vederci. Dobbiamo fermarci. Questi animali hanno bisogno di bere. Ottima mira. Sì, ma andiamo via da qui. È subito, stanno arrivando i nostri amici. Guarda, Piero. Bene, un problema in meno da risolvere. Proseguiamo.
notizie ci sono. Avete rintracciato il capitano Pierrot? No, grande computer. Ancora nessuna notizia. Dovete trovarlo, colonnello, a tutti i costi. È importante. Agli ordini, io, grande computer. Continuiamo con le operazioni di ricerca. Andate via, basta! Lasciateci in pace! Che cosa volete da noi? Basta! Dobbiamo difenderci da quei piratici! Sono canaglie! Via! Via, andate via! Via, basta! Attacco dei predatori. Non immischiamoci, è molto meglio. Ma stanno attaccando degli esseri umani. Non possiamo non fare nulla. Dobbiamo aiutarli. Sanno difendersi da soli. Il nostro aiuto non serve. A me sembrano in difficoltà. Resta di guardia nel caso tornino all'attacco, d'accordo? Tranquillo, se tornassero darò loro un'accoglienza indimenticabile. Ehi, guardate! Guardate la gente! Ci sono riconoscenti e il fatto che ci abbiano offerto del cibo ne è la prova. Ma non si fidano di noi, il loro sguardo è uno sguardo di diffidenza. E ti sorprendi? Su questo pianeta non ci si può fidare di nessuno. Ho notato che il vostro mondo è popolato da una grandissima varietà di rettili, anzi di sauri per l'esattezza. È vero, infatti sono la specie animale più diffusa sul pianeta. I predatori che abbiamo incontrato sono i rappresentanti più evoluti della specie. Speriamo di non incontrarne altri durante il nostro cammino. A mio parere siete nell'era mesozoica, forse nella seconda fase del Giurassico o del Cretaceo. Mi è difficile stabilirlo con certezza. Bravo, Metro. La tua è un'analisi accurata. Sei un pozzo di scienza, come ti ha descritto Pierrot. Se il vostro pianeta è a questo stadio dell'evoluzione, come mai ci sono gli uomini? È questo che non capisco. È una lunga storia. Un giorno o l'altro te la racconterò. Le operazioni di ricerca puntano a un'unica conclusione. È assolutamente impossibile che il capitano Pierrot sia ancora vivo. Di questo non possiamo esserne certi. Non abbiamo neanche trovato la sua capsula di atterraggio. Che dobbiamo fare? Quali sono i suoi ordini, grande computer? Sospendete le ricerche per il momento. Abbiamo cose più importanti di cui occuparci. Avete notato che è da un po' che non si sentono più i veicoli impegnati nelle operazioni di ricerca. Possiamo stare più tranquilli? Ah, che succede? Oh. Mamma mia, spara. Che bestione! Spara! Ma che cosa stai aspettando? No, Pierrot, non sparare. Questo è il suo territorio, non il nostro. È un animale inconsueto. Non corrisponde alla descrizione di nessun animale catalogato nei miei circuiti computerizzati. Perché non vuoi collaborare? I nostri amici sono gentili, non vogliono farti del male. Parliamoci chiaro, noi siamo molto interessati a te, il che è comprensibile visto che sei una ragazza straordinaria, eccezionale, fuori dal comune. Desideriamo solo saperne un po' di più sui tuoi poteri speciali. E personalmente trovo che tu sia una ragazza molto carina. Cosa? Sì, hai capito bene, tu mi piaci, Psi. Presto diventeremo i padroni dell'universo. Non vorresti diventare la regina dell'universo? No, tu sei un essere disgustoso, stammi lontano. Per favore non si agiti, signorina. È ancora molto debole e deve restare tranquilla. Cerchi di calmarsi. Che ho detto di male? Ti ho fatto solo un complimento. Comunque ti conviene collaborare, anche perché non hai altra scelta ora che Pierrot è scomparso. No, ti stai sbagliando di grosso. Sono sicura che lui è ancora vivo. Grazie dell'informazione. Darò ordine di riprendere le ricerche finché non avremo trovato il tuo caro amico. Oh, no. Guarda laggiù. Ora posso raccontarti la storia del nostro pianeta e di come gli uomini sono approdati su Apis. Cosa? Ma quella è un'astronave? Come ha fatto ad arrivare qui e a chi apparteneva? Sì, è un'astronave, o meglio, quanto resta di un'astronave. E in quanto alla sua storia, tutto iniziò 5 secoli or sono, per l'esattezza. Dalla Terra partì un'astronave che trasportava dei coloni verso un pianeta distante. A quei tempi la tecnologia non era quella di oggi. Non si sa se per un errore del pilota o per un guasto agli strumenti uscirono dalla rotta
ed entrarono in collisione con uno dei tanti asteroidi in questa regione. Oh no, comandante, stiamo per schiantarci! A tutto l'equipaggio ai vostri posti! Nonostante l'impatto violentissimo, ci furono parecchi superstiti. Con quello che riuscirono a salvare dall'astronave, si arrangiarono per affrontare una nuova vita su un pianeta ostile. Noi discendiamo da questi sfortunati pionieri, siamo i loro pronipoti. Costruirono una città in quel punto laggiù, nonostante il clima e gli animali selvatici si adattarono al nuovo ambiente. Due secoli più tardi, in questa zona giunse un veicolo spaziale e atterrò su Yama, il pianeta più grande del nostro sistema. A bordo c'era un solo uomo, uno scienziato un tantino pazzo. All'inizio andava tutto bene, ogni tanto veniva qui a farci visita. Portò persino alcuni di noi su Yama, dove le condizioni di vita erano più facili. Ma poi, non sappiamo perché, iniziò a produrre dei robot e la situazione cambiò subito. I robot volevano costruire una base sul nostro pianeta. La nostra gente si ribellò e fu subito guerra. Ma poi dovettero abbandonare la città e rifugiarsi nelle grotte per sfuggire alla furia dei robot. Alcuni diventarono dei fuorilegge, dei banditi o dei ribelli, come i nostri genitori. La giungla riconquistò i centri abitati, sul pianeta regnava il caos. Ci fu una vera e propria involuzione, tant'è che alcuni gruppi col tempo sono tornati a vivere come gli uomini primitivi. Ma noi no, noi continuiamo a lottare. L'unico centro di vita organizzata è la base dei robot, la loro città. E vedrai che città non ti farà una buona impressione, questo è sicuro. Sparate su qualsiasi cosa che vedete muoversi! Sono stato chiaro, non abbiate pietà per nessuno! Resta da quella parte! I dinosauri stanno scappando! Ferma! Dov'è il freno? Come si fa a fermare queste belve scatenate? Mi sembra di stare al rodeo! Venite con me. Questa volta quel soldatino da quattro soldi non può essersi salvato. Arriveremo mai? La situazione si fa sempre più complicata. L'unico vantaggio di questa situazione è che almeno ora sono convinti di essersi sbarazzati di noi. Quanto manca per arrivare alla meta? Se non succedono altri imprevisti, 3 giorni. Non abbiamo cibo, non abbiamo più i dinosauri e le nostre armi sono fuori uso. Siete incorreggibili! Come al solito vi siete dimenticati di me! Oh, Maestro, che bella sorpresa! Pensavo che ti avessero distrutto, che non ti avrei più rivisto. Ci vuole ben altro per mettermi KO, credimi. Lo so, ma spiegami, come hai fatto a metterti in salvo? Semplice, ho fatto finta di essere caduto sotto i colpi del fuoco nemico. D'altronde non potevo fare altro e loro ci sono cascati. Mi sono passati accanto senza degnarmi di uno sguardo. E comunque ero in una posizione tale che anche volendo non avrei potuto muovermi. Poi, quando si sono allontanati, mi sono liberato ed eccomi qui. E bravo, Metro. Sapessi come sono felice di vederti. E fai bene. Con me al vostro fianco il viaggio sarà più agevole. Non credo, sai. Purtroppo abbiamo finito le scorte di cibo e siamo costretti a proseguire a piedi. Hai la memoria corta, vecchio mio. Dimentichi che so volare. Sì,
Sì, è vero, però puoi trasportare solo due persone. Noi invece, come vedi, siamo in tre. Andate voi due, io posso proseguire da solo. No, da solo non ce la faresti mai. Non se ne parla neanche, abbiamo iniziato insieme questa avventura e la termineremo insieme, è chiaro? Grazie. Fermiamoci qui. Per maggiore sicurezza aspetteremo che faccia buio. Sveglia ragazzi, sveglia! È ora di riprendere il nostro viaggio. Cosa? Ditemi, manca ancora molto. Se tutto va bene arriveremo entro domani sera. Dobbiamo cercare di resistere. D'ora in poi il viaggio sarà ancora più pericoloso. La foresta che circonda la città è piena di belve feroci e di gruppi di banditi armati pronti a derubare chi gli capita a tiro. E chi governa non può fermarli. Figurati, loro fanno finta di niente. Non gli interessa se c'è l'anarchia. A loro preme soltanto proteggere la loro base e il loro astroporto. Ogni tanto inviano una pattuglia, giusto per far vedere che hanno la situazione sotto controllo. Stiamo attenti. Oh, se sparo potrei ferire i miei amici. E arrivano degli altri. Ma che succede ora? Abbiamo fatto un ottimo lavoro. Siete finiti nella nostra rete insieme ai predatori alati, ma vi abbiamo salvato da loro. Sono certo che saprete ricompensarci. Vedete, noi non siamo ricchi. Quindi siate generosi e fateci un regalo come segno della vostra gratitudine. Avete dell'oro? Qualche pietra preziosa? Delle pistole a raggi? Fatemi dare un'occhiata. No! Allora? Ah, è un bottino mago. Queste armi non valgono un granché. Non avete nulla di meglio da offrirci, vero? L'ho capito subito. Basta darvi un'occhiata per vedere che siete dei pezzetti. Ma forse la vostra vita ha un prezzo per qualcuno. Sì, qualcosa mi dice che ho ragione, vero? Legato come un salame. Questo proprio non lo sopporto. Si fa una pausa. Non vorrei danneggiare la mercanzia. Finché non si intasca il riscatto, lo stagio va trattato con riguardo. Mi raccomando, niente mosse false. Vi faccio presente che abbiamo una mira infallibile. Non vi conviene proprio farci arrabbiare. Che fame! Guardate come mangiano! E così non volete parlare, eh? Non volete dirci chi siete, da dove arrivate o dove siete diretti. Beh, non preoccupatevi, lo scopriremo presto. Il nostro capo sa bene come far parlare la gente. Per quanto mi riguarda, sono convinto che c'è qualcuno interessato alla vostra liberazione e a quella di quel macinino. Non so chi sia, ma faremo in modo di scoprirlo. Comunque una cosa è certa, il capo farà salti di gioia quando vedrà che gli ho portato una bella raccolta. Calma ragazzi, stavo scherzando. Ma come, non si può nemmeno scherzare adesso? E visto che non volete aprire bocca, qualcuno dovrà pure fare un po' di conversazione, no? Ricordatevi che siete debitori con noi, vi abbiamo salvato la vita. Tarpare le ali a quelle bestiacce volanti non è da tutti. Volete sapere come abbiamo fatto? Bene, ve lo spiego subito. È un trucchetto che abbiamo appreso dalle guardie del castello. Usano le reti per immobilizzare i ribelli. In verità il nostro capo ha imparato moltissime cose dalle guardie. E chi è il vostro capo? Potrei saperlo? Oh, finalmente una domanda. No, la sua identità deve restare un segreto. Se vorrà dirvelo lui, lo farà di persona. E ora che vi siete rifocillati, possiamo proseguire. Pierrot, mi aiuti? Devo risolvere un dilemma. Non so se ridurre questi banditi in poltiglia oppure se farli a fettine sottili sottili. Sono indeciso, che mi consigli? No, maestro, in fondo non sono cattivi. Per il momento non corriamo pericoli. E poi non possiamo fargli del male, sono esseri umani. Però ti confesso che a volte la tua logica mi sfugge. Thank you.
Ecco, è là, siamo quasi arrivati. Apis, la capitale del nostro pianeta. Ma vi arriveremo facendo una piccola deviazione. La pianura è troppo pericolosa per dei lavoratori onesti come noi. Prometto, non mi lamenterò più per le missioni noiose. Che animaletti simpatici, eh? Chi si perde in questo labirinto di gallerie va incontro ad una fine certa, ragione per cui vi sleghiamo. Sono sicuro che non tenterete la fuga. A quei topi giganti vi conviene farci l'abitudine. Avanti, coraggio, proseguiamo. Salve a tutti! Ehi, guardate chi c'è! Chi sono quelli? Chi è informato? Rado! Silenzio, fatemi un po'. Guardate chi è venuto a trovarci. Ehi, amico, chi ci hai portato stavolta? Vi presento il nostro capo. Pierrot, è lui. È lui l'uomo che stiamo cercando, Murdock. Siete fra amici, ci prenderemo cura di voi. Ma mi sembra giusto che contraccambiate la cortesia dicendoci chi siete e chi può essere interessato alla vostra liberazione. Quelli dell'astroporto o i governanti del castello? Avanti, parlate, vi ascolto. Ero diretto qui per parlare con te, loro due mi hanno solo accompagnato, mi hanno fatto da guida. Hai fatto tutta quella strada per parlare con me, che onore. E a quale proposito, se posso saperlo? Vorrei che mi portassi su Yama. Su Yama? Davvero? Secondo te come faccio ad esaudire la tua richiesta? Eh? Accompagnandomi con la tua astronave, tu solo puoi aiutarmi su questo pianeta. Vedo che sei ben informato. D'accordo, ammettiamo che io disponga di un'astronave. Chi me lo fa fare di accompagnarti? Puoi pagarmi? Non credo proprio. Ebbene, sappi che qui da noi ogni cosa ha un prezzo. La tua vita, quella dei tuoi amici, la mia e anche quella di questo robot di cui ignoro il nome ha un prezzo, anche se questo può sembrarti incredibile. Faccio parte della polizia intergalattica di Omega e lottiamo contro i vostri oppressori. Oh, è arrivato il valoroso cavaliere, il paladino degli oppressi. Tutti i nostri problemi sono risolti. Guardate, gente! È arrivato il nostro difensore! Noi siamo i ribelli della montagna, ciò che dice è vero. Lo abbiamo raccolto privo di sensi dopo che la sua navicella si era schiantata al suolo. Lo abbiamo accudito e condotto da te. Non negargli il tuo aiuto. Ah, che nobili parole. Voi ribelli della montagna siete mossi da alti ideali e questo vi fa onore. Anzi, sapete che vi ammiro per questo. Ma la vostra lotta non è la mia. Il nostro pianeta è quello che è. Cosa volete che faccia del vostro eroe se non venderlo ai governanti di Yama? Sempre che siano disposti a pagarmi una cifra interessante. Ti credevo un leader e invece non sei che uno schiavo. La tua unica ambizione nella vita è vivere nella schiavitù. Come osi parlarmi in questo modo, ragazzo? Ho spaccato la faccia per insulti ben più lievi di questo. Guarda qui. Guardale. Ti sembrano le cicatrici di uno schiavo queste? Rispondi. Portateli fuori. E voi, mi raccomando, tenete un comportamento normale. Vuole unirsi a noi, amico? Faremo un brindisi alla sua salute, offro io. Non capisci? È molto importante essere uniti e far fronte comune. Se vincono loro, per l'uomo non ci sarà più posto nell'universo. Sarà tutto perduto. Non si può accettare una cosa simile. Un uomo degno di tale nome non può restare indifferente quando c'è in ballo il futuro dell'umanità. La Confederazione lotta anche per i vostri diritti. Se vinciamo, Apis tornerà ad essere un pianeta civile e ad occupare il posto che gli spetta. È la vostra chance per riunirvi al resto dell'umanità. Dobbiamo credergli? È così, è vero quello che dice il capo? La Confederazione di Omega esiste. E tu, ragazzo, mi piaci perché hai il fegato. E se vuoi sapere la verità, i governanti del castello non ci sono mai stati simpatici. Anzi, noi non li sopportiamo proprio. Il tuo discorso non fa una piega. Mi hai convinto, ragazzo. Puoi contare su di me. Sono disposto a darti tutto il mio aiuto. Bravo, Benedetto! Siamo tutti qui! Bravo! Che strani gli umani! Chi li capisce è bravo! Questo veicolo apparteneva alle guardie. Lo abbiamo preso in prestito, per così dire, ed è perfetto per passare inosservati.
Chiaramente abbiamo apportato alcune significative modifiche. Sarebbe questa allora la tua astronave? Abbi pazienza, capitano, la sorpresa deve ancora arrivare. Viaggeremo fra vecchie e nuove civiltà. Ready for the space jump. Hai convinto.